Oggi è il primo di ottobre, è un mese bello per noi credenti, perché è il mese che normalmente la Chiesa dedica alla devozione alla Madonna del Rosario, alla recita del Rosario, di cui in questo mese noi celebriamo la memoria, la Madonna del Rosario. In tante parti d'Italia, ma anche del mondo, si celebra questa festa a Maria sotto questo titolo ed è una devozione molto molto sentita. Pensiamo che anche questo mese noi celebreremo la festa della Madonna di Pompei e pregheremo, faremo la supplica alla Madonna di Pompei. E quindi è un mese bello con cui vogliamo iniziare, continuando sempre a dedicare queste nostre riflessioni ai sacerdoti, e perché i sacerdoti possano sempre avere maggiore forza nel vivere il loro ministero non facile, e anche ai fedeli, che devono meno scagliarsi contro i sacerdoti, ma amarli di più, amarli, sostenerli, confortarli e ammonirli, quanto è anche il momento, ammonirli nel nome dell'amore. Bene, ieri abbiamo sentito che Gesù ha gridato in questa visione a Padre Pio: macellai, guardando dignitari ecclesiastici, sacerdoti regolari, cioè religiosi, e secolari, cioè diocesani, macellai. E Gesù piangeva per le sofferenze e le infedeltà di questi ministri. Queste parole hanno letteralmente sconvolto il cuore di Padre Pio. Pensate che dopo 2 anni da questa visione, Padre Pio dimostra ancora tutta la sua sofferenza nell'aver visto il Signore disgustato dai peccati dei suoi ministri e averlo visto piangere. Questo è provato da una lettera che lui scrive alla sua figlia spirituale Raffaelina Cerase, alla quale confidava appunto questa sua sofferenza. E Padre Pio scriveva: ma quale eccesso ancora d'amore del Padre per noi, che dopo averlo visto miserando, giuoco di sì pessimi trattamenti, permette a questo suo dilettissimo figliuolo che se rimanga ancora fra noi per essere ogni giorno fatto segno e sempre nuove ingiurie, ha sempre nuove ingiurie. Questo sì, buon padre, come hai potuto a ciò consentire? Qui Padre Pio si sta rivolgendo al padre pensando a Gesù e quindi gli dice: non bastava, o padre eterno, aver voi permesso una volta che questo figliuolo vostro diletto fosse dato in preda al furor dei nemici giudei? O come mai potete acconsentire che egli se ne rimanga ancora in mezzo a noi per vederlo ogni giorno in così indegne mani di tantissimi pessimi sacerdoti, peggiori degli stessi giudei? E potremmo continuare, la lettera continua appunto con manifestazione di tutto il dolore di Padre Pio, ma anche la sua riconoscenza per questo Gesù che, nonostante l'infedeltà dei suoi sacerdoti, si affida alle loro mani e si affida al loro cuore per diventare Eucaristia e per diventare misericordia per ogni donna e per ogni uomo, ieri, oggi, domani e sempre. E noi ci vediamo sempre domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!